Ciao, sono Bong, James Bong. Benvenuti a una nuova puntata del vlog. Oggi, ragazzi, si partirà in notturna, mangeremo una pasta a casa, poi succederà una roba incredibile. Proviamo ad andare a mangiare un panino per pranzo in giro nel barrio e, ragà, provano a derubarci, ve lo giuro. Poi, subito dopo, cosa succede? È andato a vedere. Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata del vlog di James Bong. Apertura eccezionale del vlog, si parte in notturna. Oggi vogliamo rendervi partecipi di una situazione. Praticamente, grazie, ad ogni angolo ci sono 20 birre, ti vendono la birra a 1 euro, la nascondono nei tombini, quindi state attenti se la comprate. 1 euro sui tombini, ammazza. Allora, ci vorremmo mangiare. Adesso faremo la strada in cerca di vedere cosa offre. Se vediamo che non offre niente, cuciniamo a casa. Entriamo dentro. Andiamo a fare un negozietto, stavo dicendo come GTA. No, Andiamo a fare un negozio. andiamo a comprare le cose per mangiare. Dai! Niente, siamo arrivati a casa, abbiamo fatto una pasta al pesto che ci è costata pochissimi euro. 4-5 euro. Ora vediamo se è buono. Vi devo dire una cosa, il pesto Barilla è uguale identico al pesto Barilla italiano. Buono col formaggio a luna di notte, diciamo così. Secondo ci siamo. Secondo me era guitoni, eh? Guido. Accendino. Siamo qua di fianco. Non c'è la mista, porco. Ciao ragazzi, dopo veramente la pasta al pesto marcia di ieri notte, adesso andiamo in un posto ancora più, forse squallido, ma forse no. Andiamo con lo zio Killa, ci porterà a mangiare un panino da quanti soldi? Da 1,50 euro. 1,50 euro di panino a Raval. Artigianale nei peggiori bar di Barcellona. Fort de pas. No, veramente stiamo andando a mangiare. No, no, andiamo, andiamo. Guarda, che certo dobbiamo sperare che ci siano i materiali per cui noi stiamo andando lì. Che infatti, ma noi cosa vogliamo mangiare? Siccome è un forno, questi vendono il pane. Amica. Prima si aspetta che si vede il caso lì. Ma poi prendiamo. Qua, che stile! Io non l'ho mai vista questa panelleria, pure vicino a casa. Assurdo. Non porti a come mochino, ma non si può essere quello, come mochino se teniamo via. E che lo vogliamo? Ah, ok, tranqui. Sì, no, no. Mira, sta mi la testa. Non mi casato, volevo tenere, non la dentro. Non mi ha fatto. Una destra. Non lo sapevo mai applicato. Ma finora vedo anche la tizia in media, io vado a casa con le prime 4 calle e vanno, fino a casa. Non ho mai applicato. Trattato di merda, spiega, spiega. Perché praticamente noi volevamo consumare il cibo appena comprato dentro la panateria. Ma gli facevamo anche nel senso pubblicità. Sì, però lui non sapendolo gli è uscito fuori proprio l'anima. Proprio nera. Catalana vera. Sì, esatto. No, a un certo punto non si capiva. Sì, no, non c'è. Non si è capito. Però cos'è che ha iniziato a dire praticamente? L'accoglienza, guarda che sta chiudendo raga, cioè, è bellissimo, sta proprio chiudendo dopo sì, di noi. C'era la zia aspettando. Sì. Partiamo col panino. Che pezzo forte che è. Comunque il pane è bello. Ma ce l'ha fatto così in 2 minuti. Ce l'ha sputato. Comunque raga, che panino ci ha fatto? 2 euro. 2 euro è questo. Bello. Beh, No, questo è veramente buono. Poi il pomodoro è proprio tipo quello che mettono sulla pizza spalmata nel panino. Buono, buono. È buonissimo. A parte che magari il prosciutto appunto è quello che magari comprano anche loro al supermercato. Il pane, il pomodoro e il formaggio sono buonissimi. Boom, col cuore.
questo. Adesso si chiama Ensemara. Come si chiama? Ensemara. Ensemara. Oh, anche il dolce è buono, eh. Tanta roba. Ensemara so, queste qui grandi. Giganti così. E la gente entra se ne compra due o tre per colazione. Ormai c'ha i figli a casa. Sì. Niente, questo è il caffè. Questo è il caffè del Raval. Ciao. Non si avvicina nessuno. Questo è il caffè del Raval, ragazzi. E sono venuti anche tre. Michael Jordan del Raval. Porco du... Ah! Michael Jordan del Raval. No! Jordan del Raval. Shaquille O'Neal del Raval. Shaquille O'Neal del Raval is better than Michael Jordan. No, raga, incredibile, sto facendo il vlog. Vi ricordate i due tipi che c'erano prima dalla panchina che hanno provato a rubarmi le cose? Sono dentro adesso qua un supermercato con gli sbirri, che dentro un ristorante con gli sbirri che li stanno perquisendo perché hanno rubato qualcosa a qualcuno. Mo' entriamo e vediamo. Strain Review, quella che fumiamo è una delle mie marijuane preferite, che si chiama Dossi Doss. Non c'ho la cima da farvi vedere perché l'ho già messa nel bong, però volevo proprio dirvi, questa marijuana a me piace un botto, sa di fiori di pesco tantissimo, ed è una di quelle marijuane che proprio in questo periodo dell'anno è buonissima da fumare, perché sa proprio di arancione, ma arancione chiaro, diciamo così. È dolce all'olfatto e quindi dici minchia, posso fumare tranquillo, cioè essere bello ancora. Invece quando poi la fumi nei polmoni è veramente bella violenta. Porca misera, che incrocio è Dossi Doss, non lo so. Wow, siamo giunti di nuovo alla fine di un'altra puntata, regà. Volevo dirvi semplicemente ancora una volta grazie e scusatemi se in questo video non abbiamo fumato tanto, infatti adesso fumiamo, ma perché c'erano appunto queste due review sul cibo e poi tutti gli imprevisti che sono successi hanno fatto in modo che ho deciso di finire il video così. Ma ci vediamo nella prossima puntata, in cui facciamo veramente un po' di strain review, fumiamo e basta, e per due puntate. E poi ragazzi ci sarà appunto strain review va Hotbox, strain review a Terpi, e poi due puntatoni da mezz'ora, un'ora a testa, Terpi Talk. Ossia, ho portato qua in studio 5-6 persone, metà italiane, metà spagnole. Abbiamo fumato delle cali, abbiamo fumato delle guide spagnole e ne abbiamo parlato. Insomma, ho fatto un pochino lo spoiler delle prossime puntate, perché adesso non so se qualcuno lo sa, qualcuno meno, quelli che mi seguono su Instagram lo sanno. Ora viaggerò, andrò un pochino in vacanza in Italia. Volevo dirvi l'ultima cosa, ma non ultima, ragazzi: tappettino da bong e da mouse James Bong è pronto per voi. Lo dropperò, mi sembra, il 10-15 giugno. Comunque scrivetemi nei commenti se vi piace, scrivetemi su Instagram se lo volete in anteprima, vi aspetto. Detto questo, mi fumo una bongaccia.
Come sempre, grazie a voi ragazzi, da Jace Bong è tutto, e ricordatevi, chi non stappa non spacca.